Ciao, qui Librandi ed anche i giocattoli che vedremo oggi sono speciali. Presumo che li abbiate già riconosciuti. Questi sono i Flintstones, ma in particolare sono quelli prodotti dalla Knickerbocker nel 1961. Allora, prima di andare oltre, vi ricordiamo che sul nostro canale troverete un'infinità di video dedicati ai giocattoli più belli e quando si parla di vintage, si parla del vero vintage, mai ristampe. E allora, prima di iniziare, siccome non vi costa nulla, mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale Librandi, Bonino Blu, qui su YouTube, cercate il nome di un giocattolo insieme alla parola Librandi, ci sono tantissimi video sui giocattoli più belli. Allora, vediamo un pochino i Flintstones, questi giocattolini e prima ancora la serie animata, da dove arrivava. Alla fine degli anni 50, William Hanna e Joseph Barbera, registi e produttori di cartoni animati, erano contenti del successo di Huckleberry Hound, il nostro Bracco Baldo, e di Quick Draw McGraw, per noi Ernesto Sparalesto, serie animate che andavano bene ma che erano seguite dai bambini. E invece Hanna e Barbera speravano di riuscire a conquistare un pubblico ben più ampio, coinvolgendo anche gli adulti, come era già successo con Tom e Jerry, ad esempio. Allora, per raggiungere questo scopo, pensarono di produrre una serie animata che fosse anche una sitcom. Il passo successivo fu l'intuizione di ambientare questa sitcom, quindi con personaggi e situazioni classiche di quel genere, in un periodo storico particolare. Pensarono ai padri pellegrini o ai nativi americani, fino finalmente ad approdare all'idea dell'età della pietra. I Flagstones, così si chiamavano a questo punto del processo creativo, stavano prendendo forma, traendo ispirazione da diverse fonti. Le situazioni di personaggi venivano da Honeymooners, una sitcom del 1955 in carne ed ossa che era veramente apprezzatissima e molto popolare negli Stati Uniti e di fatto considerata il modello da quale sono nate poi tutte le classiche sitcom americane. E la similitudine fra i nostri amati Flintstones ed Honeymooners era così evidente che il creatore di Honeymooners dichiarò di non aver voluto denunciare Hanna e Barbera solamente per non essere ricordato come colui che ha fatto togliere di mezzo Fred Flintstone. E volendo essere più precisi, gli stessi Honeymooners erano in realtà una copia di una sitcom radiofonica più vecchia di qualche anno. Per quanto riguarda invece l'aspetto e i giochi sulla tecnologia dell'età della pietra che vediamo nei Flintstones, lì l'ispirazione veniva un pochino da un cartone animato diretto da Tex Avery, che era un amico di Hanna e Barbera, intitolato The First Bad Man, il primo cattivo uomo. Lì vediamo una banda di delinquenti che rapinano le banche nella Dallas dell'età della pietra e potremmo riconoscere in quel cartone animato un pochino il modello dell'abbigliamento dei nostri personaggi in questione dei Flintstones. Andando indietro ancora di qualche anno, nel 1940 fu prodotta una serie di 12 cartoni animati intitolati Stone Age Cartoons dalla Fleischer, in cui vedevamo uomini dell'età della pietra che avevano a che fare con tecnologie moderne ottenute con mezzi preistorici. Ma ciò che era veramente originale e forse folle nel progetto di Hanna-Barbera era l'idea di utilizzare l'animazione, un mezzo considerato adatto solamente ai bambini, per produrre un prime time show, cioè uno spettacolo che andasse bene anche per gli adulti, per tutte le famiglie, da trasmettere in prima serata. Riuscirono a vendere il progetto, a farlo partire e nel settembre del 1960 andarono in onda per la prima volta i mitici Flintstones. Va da sé che siano entrati nella leggenda, nel corso dei decenni hanno ispirato tutto e tutti, sono veramente indimenticabili. Le prime due stagioni furono trasmesse ancora senza l'indimenticabile canzoncina di apertura, che iniziò appunto ad aprire gli episodi dalla terza stagione ed era composta anche questa da William Hanna e Joseph Barbera insieme ad Hoyt Curtin. E c'è un'altra caratteristica speciale dei Flintstones che arrivò solamente con la terza stagione: il colore. Le prime due stagioni furono trasmesse in bianco e nero e fu una grande innovazione per la TV quello di trasmettere la terza stagione a colori. Questo è un dettaglio importante, soprattutto per quanto riguarda la storia dei nostri giocattolini che hanno un aspetto così strano. Che cos'è dunque a rendere così speciali questi giocattolini dei Flintstones? Beh, lanciati sul mercato nel 1961, sono stati veramente tra i primissimi giocattoli dei Flintstones mai prodotti. Quando questi giocattolini erano nei negozi, i Flintstones erano una novità per i bambini e per tutte le famiglie.
La compagnia che era riuscita ad accaparrarsi questa nuova incredibile licenza era la Knickerbocker, una azienda produttrice di giocattoli fondata intorno al 1850 ad Albany, vicino a New York. Quindi si tratta di una storia antichissima e il nome Knickerbocker indica i pantaloni alla zuava, era un po' il soprannome degli abitanti di New York che faceva riferimento agli immigrati olandesi che avevano fondato la città. Se nella metà dell'Ottocento Knickerbocker iniziava con i giocattolini educativi, come i classici cubetti di legno con l'alfabeto disegnato sopra, si adattò poi a produrre anche bambolotti ed orsacchiotti. Nell'inizio del 1900 iniziò anche a fare giocattoli su licenza. Esistono ad esempio degli splendidi bambolotti di Pinocchio della Knickerbocker prodotti negli anni 30 per l'uscita in sala del film Disney. Per i Flintstones, Knickerbocker produsse un pochino tutti i tipi di giocattolini che erano popolari all'epoca, marionettine e giocattolini più piccoli, pupazzetti, questi invece erano i bambolotti grossi. Fred e Wilma, ad esempio, sono alti più di 30 cm. Sono coloratissimi i bambolotti in vinile vuoto dentro, simili ai giocattoli per la prima infanzia, o forse quelli per cani, se volete. Non c'è però nessun fischietto e non sono più così morbidi da riuscire a premerli. L'articolazione, beh, la troviamo solamente alla testa. La testa, quella sì, è rimasta bella morbida. Il nostro Fred è immediatamente riconoscibile nelle forme e poi anche grazie ai suoi capelli neri, ma già vediamo qualcosa di strano. Il suo vestitino è rosso, le toppe cucite sopra hanno colori vari, la cravatta verde e poi anche le unghie verde sui piedi ci fanno storcere il naso. E forse il suo inseparabile amico Barney Rubble ci sembrerà ancora più strano. I suoi capelli sono verdi e anche la forma forse risulta meno immediatamente riconoscibile rispetto a quella di Fred. Certo, la coppia non potremo confonderla con nessun altro. Ed arriviamo alle loro dolci metà. Betty Rubble, eccola qui, bionda, e Wilma Flintstones, lei ha i capelli rossi, questo ci suona familiare, però l'aspetto non torna tanto perché Wilma ha una pettinatura completamente diversa. Insomma, su questi due personaggi Knickerbocker si impegnò di meno, i due bambolotti sono in realtà identici, si distinguono solamente per il colore, non vi lasciate ingannare dal fatto che la nostra Betty stia guardando in giù e solamente perché la gomma della testolina si è un po' seduta quando l'hanno estratta dallo stampo. Di nuovo, i colori sono bizzarri per questi due personaggi. E dunque, perché i colori sono strani sui nostri pupazzetti? Sono forse tarocchi? No, possiamo leggere chiaramente il copyright sul collo di ogni pupazzetto, inciso ancora a mano nella scultura originale. Hanna-Barbera Productions, 1960. I pupazzetti dei Flintstones, della Knickerbocker del 1961, hanno i colori tutti sbagliati per un motivo che mi piace tantissimo. Perché sono del 1961, quando i Flintstones erano ancora in bianco e nero e i bambini e gli adulti che guardavano lo spettacolo in TV non avevano idea di quali potessero essere i colori di questi personaggi. La collezione completa includeva altri due bambolotti che purtroppo non abbiamo, Dino, l'animaletto di casa Flintstones, e poi il felino che abita casa Rubble. Non c'è molto altro da mostrarvi di questi bambolotti, sono semplicissimi e buffi e divertenti, ma hanno un significato, sono speciali perché sono tra i primissimi giocattoli mai prodotti per i Flintstones, un cartone animato che fa parte ora della pop culture, sono diventati un fenomeno culturale. Eppure, quando vennero realizzati e venduti i quattro bambolotti che abbiamo qui davanti, erano una novità che nessuno conosceva e forse nessuno avrebbe pensato che ancora oggi saremmo rimasti qui a parlarne. Noi siamo contenti di avervi mostrato queste chicche che hanno ormai 63 anni, ma se vi interessano i Flintstones, beh, fateci sapere se volete vedere anche i Flintstones in Action, una linea di action figure simile in qualche modo ai Playmobil dedicati ai Flintstones prodotte nel 1983 dalla D-Toys. Sono molto divertenti e abbiamo un bel po' di chicche anche di questi da mostrarvi. Fateci sapere nei commenti qui sotto se siete curiosi. E allora, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, cliccate qui sotto sul bottone mi piace, iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu, li prendi su YouTube, condividete il video, vi stiamo mostrando tutti i segreti dei giocattoli. Ciao!